Ciao a tutti, sono Erika. Sono tornata dalla Polonia e quindi oggi volevo parlarvi di questa mia esperienza con l'Erasmus Plus. E niente, sono vestita da festa perché devo correre un 18° tra tipo neanche mezz'ora, ma tralasciamo perché devo fare tutto sempre di corsa, però ci tenevo tantissimo a fare questo video. Dato che ho poco tempo non vorrei far venire un video lunghissimissimo, ho pensato di fare, diciamo, l'unboxing, chiamiamolo così, l'haul, insieme al video in cui vi parlo dell'esperienza. Per cui mentre vi parlo di quello che ho fatto vi faccio vedere anche le cose. Allora, prima volevo farvi vedere queste tazze di Starbucks con scritto Cracovia e Polonia, perché io sono stata 3 giorni a Cracovia, ovviamente andando e tornando, perché in realtà albergavo, diciamo così, in un dormitorio di una scuola polacca, e questa è una cosa bellissima che ho trovato in un mercatino a Cracovia, e lì è pieno di cose tipiche, veramente stupende. Adesso poi ve ne farò vedere altre. Cigola sto coso, vabbè. Comunque, in pratica il primo giorno quando sono arrivata in Polonia ho dormito a Cracovia in un ostello, poi ci siamo trasferiti in un dormitorio appunto di una scuola in un villaggio non proprio vicino, perché erano 2 o 3 ore di pullman per arrivare fino lì, e dopodiché ho dormito tutta la settimana in questo dormitorio con una mia compagna di classe, e poi un giorno siamo andati a visitare Cracovia, mentre l'ultimo giorno abbiamo di nuovo dormito a Cracovia per poi andare al mattino presto ad Auschwitz. Però di Auschwitz non voglio parlare in questo video perché è un argomento veramente molto importante e quindi lo vorrei trattare in maniera più approfondita nel prossimo video. Il primo giorno a Cracovia in realtà siamo solamente andati a mangiare in un ristorante ucraino perché era tardi, non riuscivamo a trovare un locale polacco che ci piacesse particolarmente, avesse dei prezzi che ci andassero bene, e quindi siamo andati lì. Il giorno dopo poi abbiamo visitato un pochino la città già, e appunto c'è un mercatino bellissimo sotto delle specie di portici in mezzo alla piazza principale, dove vendono un sacco di cose tipiche. Appunto lì ho comprato quella specie di uovo che vi ho fatto vedere prima, e ho comprato anche queste scatoline qua con incisi dei dettagli della città di Cracovia, ma comunque ce n'erano di tantissimi tipi e sono veramente stupende, si possono anche avere con il carillon dentro. Poi ho comprato anche delle maglie. Ho comprato questa per il mio ragazzo e poi questa per me, ma penso che in realtà sia da uomo perché è un po' grande, ma non importa perché la userò tipo come pigiama, non lo so, ma almeno qualcosa. Anche perché poi lì non hanno gli euro, hanno i zlote, e io ne avevo cambiati un pochino tanto perché pensavo che costassero di più le cose, invece costavano praticamente... 2-3 euro in meno rispetto a qui. Vi dico solo che il pane tipo si trovava a 0,55 zlote, che è veramente pochissimo perché 4 zlote corrispondono ad 1 euro. E aspettate, ho anche i soldi da farvi vedere. In realtà non ho banconote grandi perché ovviamente quelle ho cercato di spenderle. Però per esempio questi sono 5 zlote e questi invece sono 5 centesimi, che si chiamano grosi, non so come pronunciarlo, non si vede neanche tanto. Poi il secondo giorno che ero a Cracovia, al pomeriggio siamo andati a visitare un museo di Cracovia nell'epoca medievale, perché praticamente tutta Cracovia ha le sue origini appunto nel Medioevo, e per questo anche molti locali hanno una parte nei sotterranei, diciamo, sembra di essere in cantina, però in realtà... E solo perché sono dei monumenti storici, ecco, diciamo così. Dopodiché siamo andati in dormitorio e lì c'erano ragazzi spagnoli, islandesi, turchi, anche polacchi ovviamente della scuola, tedeschi, greci e della Bulgaria. Abbiamo fatto un progetto sull'acqua e il primo giorno che eravamo in dormitorio abbiamo esposto le nostre ricerche sull'argomento, sulle alluvioni in particolare. Poi abbiamo visitato la scuola, ho partecipato a una lezione di ginnastica in polacco. Ecco, il fatto è che i polacchi in realtà non lo parlano proprio benissimo l'inglese, quindi era un pochino difficile farsi capire. Però sono andata a Cracovia, comunque sono abituati ad avere turisti, e in particolare oltre a parlare l'inglese, molti parlano anche l'italiano. Per esempio io ero andata a comprare appunto l'uovo in una delle bancarelle sotto al mercato coperto, e la signora che era al banchetto capiva l'italiano e quindi abbiamo parlato in italiano, per cui era stranissimo. Il secondo giorno in cui siamo stati in dormitorio siamo andati a vedere la miniera di sale di vicino a Cracovia, che non mi azzardo neanche a dire il nome perché è troppo impronunciabile, e ho comprato questo cavalluccio carinissimo, cioè un codice, vabbè,
Comunque è bellissimo. E in pratica appunto quello che trasporta in realtà è del sale. Poi abbiamo visto un altro paio di cittadine lì vicine. Ah, ho comprato anche questi braccialetti qua per me e per mia cugina con scritto Polska, che vuol dire Polonia, appunto. Poi la sera avevamo delle attività tipo in palestra, in piscina. Una sera avevamo l'attività d'arte e allora ci hanno fatto fare questi uova qua, ognuno poteva decorarlo come voleva, io l'ho fatto così, perché è una tradizione tipica in Polonia decorare le uova per Pasqua. Una cosa che ho notato è che lì sono molto molto religiosi, molto più che in Italia forse, perché hanno i crocifissi in tutte le aule, addirittura in molte chiese, anche nella chiesa principale di Cracovia non si può entrare se non hai intenzione di pregare e quindi se vedono che sei un turista tipo ti cacciano via, tra virgolette. Un altro giorno invece siamo andati a vedere una sinagoga ebraica e dato che dovevo spendere un po' di soldi ho comprato questo affarino che in teoria dovrebbe portare fortuna con il denaro o qualcosa del genere. E questo portachiavi con la ranocchietta per aggiungerlo alla mia collezione di ranocchiette, ovviamente. Quello che vi posso dire è che è stata un'esperienza veramente meravigliosa perché uno ho potuto fare un viaggio in un paese che non so se avrei mai visitato altrimenti. Mi sarebbe piaciuto perché comunque avevo tipo il mio fidanzatino dell'asilo era polacco e quindi ero curiosa di andare a visitare quel paese. Però non credo che senza questa opportunità io ci sarei mai veramente andata, anche perché è un posto freddo. Però invece mi è capitata questa opportunità di viaggiare con la scuola, con l'Erasmus, quindi paghi molto molto di meno perché è quasi tutto pagato dalla scuola barra dall'Unione Europea. Per cui se anche voi volete fare un viaggio, informatevi, magari nella vostra scuola fanno questi progetti e voi neanche lo sapevate. Nella mia scuola sono in atto da solo 2 o 3 anni in maniera così tanto consistente, per cui è stato un pochino difficile entrare all'inizio, però poi alla fine ce l'ho fatta, anche perché per fortuna la Polonia non era un luogo super ammitissimo, per cui c'erano un sacco di posti disponibili e sono riuscita a partire. Era uno dei miei più grandi sogni entrare in un progetto Erasmus e sono contenta di esserci riuscita anche alle superiori, anche se poi vorrei ripetere l'esperienza pure all'università, non so ancora dove andrò, però ci spero. Ho fatto un sacco amicizia con tante altre persone con cui mi sto ancora sentendo comunque dopo diversi giorni. Tra poco arriveranno pure i greci nella mia scuola, quindi potrei rivederli. Sono contentissima perché mi mancavano. Questo più o meno è quello che ho fatto in questa settimana. Mi sono divertita tantissimo, ho imparato un sacco di cose, soprattutto sulle lingue straniere, il che mi è piaciuto tantissimo, oltre a fare il lavoro sul appunto sull'acqua. Ovviamente vorrei parlarvi molto di più della mia visita ad Auschwitz, come ho detto prima, per cui non mi metto neanche a parlarne ora perché non è il momento, sono di fretta e ci va un po' di tempo per parlare di questo argomento perché è un argomento molto delicato e appunto poi ne abbiamo riparlato anche in classe e mi sono resa conto che avevo tantissime cose da dire, per cui non vedo l'ora di parlarne anche a voi così da condividere quello che ho visto perché è una cosa che non capita a tutti. Noi malapena siamo riusciti ad andarci ad Auschwitz perché rischiavamo di non riuscire ad andarci per colpa del volo, eccetera. E sono contentissima di essere riuscita ad andarci perché per me ha significato molto un'esperienza fa cioè fantastica, sì, nel senso che va fatta una volta nella vita, anche se magari non ad Auschwitz, magari da qualche altra parte, vedere un campo di concentramento comunque secondo me è molto utile per rendersi conto di quello di cui l'uomo è capace. Solo che ovviamente è molto molto triste, ma appunto ne parlerò la prossima volta perché se no mi dilungo veramente troppo e finirei per sminuire questo argomento. Devo pensarci un attimo ancora, riflettere, metabolizzare e poi vi esporrò tutte le mie riflessioni. Niente, questo era tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete qualche domanda sulla Polonia, dato che è un paese di cui di solito non si parla molto, quindi magari qualcuno può avere qualche curiosità, fatemela pure sotto nei commenti, magari risponderò nel prossimo video, oltre a parlare di Auschwitz. E niente, appunto, io vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!